Siamo qui con mamma in piazza davanti al carcere delle Vallette, il Russo Cotugno di Torino. È forse l'ultimo presidio di quest'anno? No? Ne farete ancora? Non lo sappiamo ancora. Non lo sapete ancora. Siete qui per Dana e per tutti i ragazzi in OTAV che hanno subito misure cautelari. Ho letto sul sito OTAV che sostanzialmente ci sono delle critiche all'impianto accusatorio della procura, anche in funzione del fatto che la Cassazione in parte ha cassato alcune misure che sono state prese in prima istanza e in appello. Che cosa ne pensate? Allora, ne pensiamo, il fatto che siamo qua dall'8 ottobre dice già lungo su quello che ne pensiamo, nel senso che sono anni che noi denunciamo la procura di Torino sul suo accanimento giudiziario rispetto ai nostri figli. I nostri figli che lottano, i nostri figli che fanno una lotta territoriale, notav, i nostri figli che lottano per la difesa della casa, che lottano per l'antifascismo. C'è un accanimento giudiziario incredibile, culminato con la sentenza abnorme, secondo noi, di 2 anni di carcere ad Ana per aver avuto parlato in un megafono durante la manifestazione Oggi Pagamonti nel 2012. Parliamo di Dana, 2 anni di carcere, parliamo della professoressa Nicoletta Dosio, 1 anno di carcere per aver retto uno striscione, parliamo di 31 ragazzi giovani messi ai domiciliari, a misure cautelari strettissime per aver osato fronteggiare i fascisti all'università. Parliamo in ultimo anche della sentenza, secondo noi abnorme, di Eddy Peretti, alla quale è stato negato la libertà, diciamo, è stata imposta la sorveglianza speciale ed è stata confermata nel giorno di oggi. Siamo veramente arrabbiate, indignate dir poco, anche perché i giuristi ci hanno dato ragione, tanti giuristi, tanti magistrati, persino Amnesty International si è pronunciata, e a questo però non segue nessun ripensamento, nessun ravvedimento da parte della prefettura, dei magistrati di Torino. Noi continueremo a farli questi presidi finché possiamo, finché ce la facciamo, perché ci sembra giusto e opportuno denunciare questa situazione italiana. Siamo nel paese Italia, civilissimo, 2020, e ancora succedono, io le chiamo queste persecuzioni nei confronti della gente che osa dissentire e che osa lottare. Grazie.